Amici di Idea Light, io sono Andrea Meini e vi do il benvenuto a questa nuova video recensione dedicata alle lampade di design per interni e per esterni. Oggi di chi parliamo? Oggi parliamo di un nuovissimo brand, Looklight, Italian Design, che da poco si è affacciato nel panorama della produzione di lampade di design, a firma della progettista e designer Maria Grazia Paternoster, che ci ha inviato una lampada da tavolo. Peraltro la vedete qua alle mie spalle, non è la mia rappresentazione, anche perché non sono capace di fare il ballerino, ma che vi dà già un'idea della filosofia legata a questi prodotti. Quindi vi invito a seguirmi in questa video recensione in cui parleremo insieme brevemente del concept legato a questa produzione di nuovi prodotti di illuminazione, le caratteristiche illuminotecniche legate all'oggetto, nella fattispecie questo modello da tavolo, e soprattutto le possibili collocazioni di questo prodotto nel vostro nuovo progetto di illuminazione. Seguitemi quindi nella mia video recensione. La lampada da tavolo modello Pierre il Ballerino è una lampada da tavolo con sorgente luminosa orientabile, utilizzabile in interni, ed è realizzata in acciaio al carbonio a taglio laser, verniciata o artigianalmente con delle vernici ad effetto speciale, e questo nel caso in cui ordiniate la versione della linea Lux, o con vernici a polvere per quello che riguarda invece la linea Eco. Il cavo sul quale poi è posizionato l'interruttore per l'accensione e lo spegnimento è in tessuto colorato, mentre la fonte luminosa, posizionata su un snodo sferico realizzata con una strip LED, possiede una sorgente luminosa LED bianco naturale o bianco caldo. È possibile comunque la richiesta di una personalizzazione per qualsiasi tipologia di vostra richiesta. Parliamo insieme delle caratteristiche illuminotecniche di questa lampada da tavolo della Looklight. Vi rammento, modello Pierre il Ballerino, nello specifico modello 010 Pierre il Ballerino. Allora, per prima cosa il cablaggio. Si tratta ovviamente di un prodotto con tecnologia LED, essendo peraltro un prodotto di nuova produzione, che ingloba al suo interno, nel diffusore che avete visto prima nel dettaglio, una strip LED da 5,2 watt e 12 volt. Possiede il suo alimentatore integrato, per cui voi non dovete fare altro che inserire il passacavo, che come vedete peraltro ha questa caratteristica con questo rivestimento in stoffa rossa, che è decisamente pregevole. In più la lampada è larga 32 cm sulla base per 52 di altezza, quindi nemmeno un corpo lampada estremamente voluminoso. Per quanto riguarda le sue caratteristiche di inserimento, dove potete inserire il ballerino modello Pierre della Looklight? Abbiamo detto che si tratta di un prodotto fuori dagli schemi, dove la forma, il messaggio legato al design del prodotto esula dalla sua funzione principale, che è quella di lampada da tavolo, per cui sia per quanto riguarda ambienti classici che moderni è sicuramente un oggetto di arredo con la possibilità, io direi le potenzialità, di illuminare, mentre viceversa spesso sui prodotti di illuminazione che abbiamo modo di recensire la funzionalità legata al prodotto è sicuramente il core business dell'oggetto. In questo caso invece è evidente che il designer ha voluto racchiudere all'interno del prodotto tutte quelle che sono le sue peculiarità personali comunicative. Per cui inserimenti multipli, ambienti classici, moderni, un'ottima sorgente luminosa, direi che siamo abbastanza soddisfatti per quanto riguarda la luminosità. Piccoli appunti,
Nella parte dedicata all'orientamento della testa avremmo preferito inserire magari una piccola spugna, una guarnizione di gomma per nascondere la parte di orientamento che visivamente poi si può vedere avvicinandoci alla testa rotante. Per quanto riguarda questo piccolo accessorio calamitato, la calamita non è estremamente forte, quindi probabilmente è un pochino fastidioso poi per quanto riguarda la sua tenuta. La lampada è abbastanza solida, ovviamente essendo una lastra, come potete vedere, non è pesantissima, quindi bisogna fare un pochino attenzione quando la manovrate, ma questo è anche direi un suo pregio difetto perché vi permette di spostarla e di inserirla dove volete. Un altro piccolo appunto, sicuramente sarebbe stato interessante magari nascondere la parte di cablaggio che vedete viene inserita direttamente in testa in modo da poter passare magari un pochino più inosservato, ma capiamo anche che dovendo alimentare direttamente la testa con la strip LED, questo era il passaggio più immediato. Una caratteristica particolare di questa collezione di lampade della Look Light sicuramente è la scelta, perché su questi prodotti avete veramente l'imbarazzo della scelta sia per quanto riguarda le forme, e vi invito ad andare a vedere il catalogo completo, sia per quanto riguarda le finiture, che sono veramente, veramente tante. Per questa video recensione direi che è tutto. Magari successivamente avremo la possibilità di fare nuovi approfondimenti su nuovi prodotti della Look Light. Se siete interessati a conoscere il prezzo, vi invito a visitare il nostro shop online. Vi ricordo www.idealight.it. Per questa video recensione e solo per questa video recensione è tutto. Andrea Mini vi saluta e vi rimanda alla prossima, ringraziandovi per come state seguendo il mio canale. Grazie davvero di cuore, alla prossima, ciao!